Si avvicina anche quest'anno il Festival Nazionale di Danza Renato Fiumicelli, è un evento che anche in questo 2016 proporrà uno spettacolo nel corso di diverse serate al Teatro Comunale, ma avrà anche diverse novità che anticipiamo questa sera con il comitato organizzatore del Festival, partendo da Anna Rita Fecchi. Festival Nazionale di Danza, un'altra tappa importante per questo evento. Un'altra tappa importante anche perché siamo arrivati alla 24esima edizione qui a Gubbio e al 35esimo anno del Festival di Danza, perché questa discrepanza di date è data appunto dalla caratteristica iniziale del festival itinerante. Infatti i primi 9 anni si è spostato in diverse città d'Italia, poi abbiamo fatto innamorare il maestro Fiumicelli della nostra città, della nostra gente, del nostro teatro e quindi è diventato stanziale nella nostra città. Quest'anno è un evento considerato dal Comune di Gubbio una delle tappe importanti, dei momenti culturali e anche diciamo turistici importanti nel calendario appunto degli eventi gubini, perché effettivamente porta una notevole moltitudine di gente, diciamo intorno a 2000 persone tra ballerini, accompagnatori e insegnanti, che per quell'arco di tempo, un lasso di tempo che quest'anno appunto sarà dal 15 aprile 25 aprile, occuperanno i nostri alberghi, i nostri ristoranti, il nostro teatro e quindi usufruiranno anche delle varie attività diciamo economiche che ci sono qui nella zona. Quindi un momento importante da molti punti di vista, sia per una diffusione della danza, quindi un momento culturale, ma anche un ritorno diciamo importante. La formula sarà ovviamente quella classica voluta dal maestro e proseguita dalla signora Giuliana Fiumicelli, non un concorso ma una, come dire, una passerella. Un momento di incontro, una passerella, un momento di una possibilità anzi per tante scuole di potersi esibire in un teatro vero, perché in altre città o per mancanza appunto di struttura o per mancanza anche di finanziamenti non hanno proprio le scuole la possibilità di farlo. E comunque anche quest'anno è stata una cosa, diciamo, una conquista per noi il festival, perché ogni anno incontriamo ulteriori difficoltà, il momento storico, economico sappiamo qual è e quindi ogni anno è sempre più oneroso proprio arrivare alla conclusione, a questo evento. E quest'anno poi in particolar modo abbiamo creato un evento nell'evento, una cosa molto importante, una chicca di cui vi parlerà magari un'altra delle mie colleghe. Sicuramente ne parliamo con Carla Menichetti, perché negli ultimi anni il festival ci ha abituato a dei cadeau per gli appassionati di danza e in generale di coreografie sul palcoscenico. Quest'anno ci sarà davvero una chicca il 17 di aprile. Sì, come diceva, in effetti ci sono stati, sono alternati durante questi 24 anni del festival scuole importanti, istituzionali, praticamente c'è stata l'Ucraina, la Germania, Cannes, l'Austria, eccetera, ce ne sono state moltissime. Quest'anno invece abbiamo avuto la possibilità di inserire nel festival, tanto che abbiamo dovuto cambiare anche un po' la data, abbiamo avuto la possibilità di inserire un gruppo armeno che sarà qui in Italia dal 13 di aprile al 25 di aprile, toccando città come Roma, Firenze, Bologna, Milano, Venezia. E siamo riusciti ad inserire Gubbio tra diciamo, il passaggio da Firenze a Bologna. E quindi questo diciamo, è un gruppo che ha avuto diciamo, successi a livello mondiale, considerate che è stato in Cina, in Australia, in America, insomma, è la prima volta che tocca l'Italia. Quindi noi ci sentiamo particolarmente fieri e onorati. E diciamo questo amore per l'Armenia forse l'ho un po' io trasmesso in questo senso, perché ho avuto occasione di visitare l'Armenia 2 anni fa, al di là del fatto che nel Festival delle Nazioni, che ogni anno come sapete dedica ad una nazione diciamo, il suo interesse, le sue performance eccetera, ha avuto l'orchestra sinfonica di Yerevan è la capitale dell'Armenia, quindi già loro avevano sensibilizzato su questo discorso.
E io quindi quando l'anno scorso che stavamo un pochettino dietro a far venire questo gruppo, ma era talmente difficile dal punto di vista economico perché avremmo dovuto pagare a 50 persone l'aereo e quindi non era possibile. Invece quest'anno l'aereo viene pagato a loro dal Ministero della Cultura armeno. E quindi, c'è un progetto istituzionale alle spalle. Sì, assolutamente, perché penso che sia da parte loro questi interessi di far conoscere un po' la storia dell'Armenia, il dramma che ha subito l'Armenia nella prima guerra mondiale. L'anno scorso sono stati 100 anni della Shoah, della diaspora, eccetera. E sappiamo tutti che gli armeni un po' hanno avuto un po' una storia che direi quasi simile, non proprio simile a quella degli ebrei, quindi sono stati un popolo che è stato diciamo disperso nel mondo. Noi ci ricordiamo anche per dire Charles Aznavour che sta in Francia, ma anche in Italia ce ne sono abbastanza perché i ragazzi dell'Armenia, quando diciamo dovevano fare l'università, venivano tra Venezia e Padova, quindi questo in grosso modo, insomma, due parole sul discorso. Ricordiamo il gruppo, la compagnia di ballo, si chiama Tatul Altunian ed è proprio di Yerevan, tra l'altro c'è questo manifesto che vedremo nei prossimi giorni anche nella nostra città, che fa scorgere sullo sfondo anche un luogo simbolico straordinario. Il monte Ararat, che è il monte simbolico e diciamo anche nel cuore dell'Armenia, che purtroppo dopo la prima guerra mondiale, ma già da prima comunque, si trovava nel territorio turco. Però per loro, anche perché questo monte sembra che si sia fermata l'Arca di Noè. E vedere, in effetti io l'ho visto dalla parte dell'Armenia, vedere questo monte che è sempre innevato quasi sempre ed è bellissimo, e però c'è il filo spinato che naturalmente è il discorso separa. La compagnia è molto bella, io ho avuto occasione di vederla e io spero che insomma anche quelle quattro immagini che manderemo un pochettino renda diciamo l'idea di quello che in effetti è questo, perché non è un gruppo folcloristico così forse come intendiamo un po' noi in Italia, è un gruppo proprio caucasico, diciamo con la cultura caucasica, perché lì ci sono tutti questi paesi che in effetti hanno, non è soltanto l'Armenia, la Georgia, eccetera, il Dagestan, eccetera, una propria cultura. Quindi io credo che chi avrà la possibilità di poterlo vedere non rimarrà assolutamente deluso, come siamo stati noi quando l'abbiamo visto lì in Armenia, a Yerevan. E noi abbiamo la possibilità di avere un assaggio di questo, ringraziando ovviamente il comitato organizzatore ovviamente del festival, anche la signora Rosetta e ovviamente tutte coloro, lo vogliamo ricordare, che da 24 anni si prodigano per una manifestazione che mette Gubbio in prima fila nel mondo della danza, ma soprattutto dà l'opportunità anche alla nostra città di essere conosciuta appunto da migliaia di persone al seguito delle tante scuole di danza che si trovano appunto a partecipare a questo festival. Quest'anno ci sarà la chicca, ricordiamo ancora, domenica 17 aprile, ore 21, al Teatro Comunale, e noi vi diamo un'anteprima proprio grazie a un contributo video dedicato alla compagnia di ballo Tatul Altunian.